Giulia! Perché? Perché non mi ha fatto capire? Io, Giulia, devo capire, devo sapere. Perché mi ha lasciato? Eh? Perché mi ha lasciato? Sì, lo so, ti sei, diciamo così, imbaghita di un altro uomo. Ok, va bene. Ma perché non me l'ha detto subito? Perché non sono stato io prima a saperlo? Mi dicevi, Caruso, dimmi, mi sono, diciamo così, imbacchita di un altro uomo, ok, va bene, se ne parlava insieme, se trovavamo una soluzione insieme, invece no. No, Giulia, non mi sembra giusto. Io ho il diritto di vivere la fine di una storia d'amore così importante. Due si incontrano, si amano, e poi col passare del tempo, se l'amore finisce, due si parlano e si dicono, dobbiamo lasciarci, perché? Perché non ti amo più? E allora uno sta male, e quello che lascia si accorge che l'altro sta male, e allora gli viene il senso di colpa e si rende conto che non è facile lasciare una persona che è ancora innamorata. Perché ci vuole del tempo per lasciare una persona. Litigate, pianti, speranze, poi si fa pace, due riprovano, per un po' va bene, poi un'altra crisi, litigate, pianti, speranze, ci vuole del tempo per lasciare una persona. E invece a me che tu mi hai detto? Cosa mi hai detto a me? A che ora torni stasera? All'otto, non t'ho più vista. Allora vogliamo finire così? La vogliamo finire così? E finiamola così! Sai che ti dico? Vai a fare il culo! È stato peggio che se fosse morta, perché lì ho capito di averla persa per sempre.